In Italia si giocano i mondiali antirazzismo, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, anche se c'è molta ironia che gli azzurri, ah, i mondiali non ci sono più, pure l'Italia ci mette del suo per portare a casa qualcosa di veramente positivo. Saverio Montingelli. C'è un altro mondiale a Castelfranco Emilia, quello antirazzista. Vivere il calcio con i valori dell'accoglienza, questo è lo spirito della manifestazione. Da quando è iniziata la guerra, sono scappato, mi sono trovato in Italia, da quando sono arrivato in Italia diciamo che mi sono trovato abbastanza bene. Lo sport è importante per l'integrazione e la considerazione umana. Con lo sport c'è tutto nello sport. I mondiali antirazzisti della UISP possono essere uno dei tanti luoghi in cui si costruisce la cultura antirazzista dell'inclusione e dell'integrazione. Qui il calcio è vissuto in maniera diversa. Giocano insieme ragazzi e ragazze, si sfidano anche gli ultra arrivati da tutta l'Europa. Il mondo ultra rispecchia la nostra società, nel senso che nel mondo ultra c'è gente di destra, c'è gente di sinistra, la maggior parte non si impegna. E poi mondiali antirazzisti c'è la parte degli ultras che si impegna contro il razzismo, ma anche per un altro calcio, un altro calcio è possibile. Questa manifestazione è cresciuta, è nata grazie alla spinta forte degli ultra che dicevano che nelle gradinate, come nella società, andava combattuta ogni forma di razzismo e di discriminazione. Abbiamo una grande forza. Gli ultras hanno una grande forza ed è giusto che la manifestino anche in questo tipo di manifestazioni. Perché giocate con il tutù? Giochiamo con il tutù perché è uno scimmiottamento dell'Italia calcistica, quella troppo legata fin troppo ai mondiali, quindi diciamo un po' una presa in giro. Non vogliamo prenderci seriamente, siamo l'Italia peggiore. E poi si sta freschi. E poi si sta freschi il tutù, non è da sottovalutare. Giocare il tutù con queste temperature non è male. Somigliava un po' a Osvaldo. È vero, eh? A proposito di Osvaldo, forse raggiunge Prandelli insieme a Romulo al Galatasaray. Ah, però.